Eccoci di nuovo ad un altro appuntamento dove andremo ad approfondire un tema molto importante con il dottor Vittorio Mennella. Salve a tutti. Oggi, dottore, parleremo da un'articolazione molto importante, l'anca. Quali sono, diciamo, le problematiche inerenti? Possiamo fare, diciamo, in prima battuta un approccio generale? Naturalmente, problematiche legate all'anca naturalmente possono essere di varia natura e varia gravità. Quella che approfondiremo in questo video è la protesi all'anca, e nella maggior parte dei casi si interviene con una protesi in situazioni di forte artrosi all'anca, che viene detta appunto coxartrosi. Cosa succede nei fenomeni artrosici dell'anca? Naturalmente la causa primaria è quella meccanica, quindi l'attrito che si va a formare tra la testa del femore e l'acetabolo del bacino procura poi un assottigliamento della cartilagine che ricopre l'articolazione sia del femore sia dell'acetabolo fino ad arrivare al contatto tra l'osso, diciamo, del femore e quello dell'acetabolo. Quindi di conseguenza dolore, riduzione dei movimenti ed infiammazione generale. A seconda della gravità della situazione, si interverrà in maniera conservativa, quindi con una riabilitazione non chirurgica o con un intervento diciamo chirurgico, appunto con la sostituzione della testa del femore, quindi protesi. Si presenta con delle contratture ai muscoli sia di extrarotazione che della flessione dell'anca, diciamo molto marcati, e un'atrofia invece del muscolo gluteo. Questo è già un chiaro sintomo di artrosi. Una dolorabilità di tutta la zona, soprattutto dell'acetabolo e della zona trocantelica, cioè della parte superiore del femore, un'eteromentria degli arti. L'eteromentria significa un arto più corto dell'altro, una zoppia che previene, tra virgolette, il dolore, no? Come dicevamo prima, si può intervenire in maniera conservativa attraverso la riduzione del carico, ad esempio. In situazioni magari di pazienti con una massa grassa notevole, naturalmente si propone il calo ponderale, quindi dimagrire, calzature adatte, bastone controlaterale all'anca che è dolente. Mantenere il movimento attivo, quindi fare passeggiate, magari la cyclette, la ginnastica dolce, e il controllo del dolore con diciamo, terapie sia fisiche, quindi elettroterapie che vanno proprio a incidere sul dolore, e massoterapie, quindi massaggi decontratturanti della zona. Si può intervenire anche con una terapia farmacologica che però verrà indicata dal medico prescrittore. E quindi, se proprio non dovesse andare bene questa fase, per quanto riguarda invece l'intervento chirurgico e quindi la sostituzione? Quindi si interverrà con la sostituzione della testa del femore. Ce ne sono poi diversi tipi, diverse tecniche di sostituzione, quindi completa sia dell'acetabolo che del femore, solo della testa del femore, a seconda poi della situazione. Una volta diciamo intervenuti sulla sostituzione, quindi inizia subito la fase della riabilitazione. Ad oggi, già dal secondo giorno
post-operatorio, i pazienti, a seconda sempre se sia, se siano protesi cementate o non cementate, quindi a seconda anche dell'età del paziente, ci sono tante variabili, però in maniera generale, già dal secondo giorno i pazienti sono in grado di sopportare il carico, quindi i pazienti già camminano. Ci sono delle situazioni, diciamo, da red flag, cioè nel senso delle situazioni di rischio, per esempio evitare la lussazione della protesi, quindi non andare a mantenere posture sbagliate, ad esempio sedute basse, quindi che vanno a aumentare la flessione dell'anca, che potrebbero poi far fuoriuscire dalla sede la protesi. Diciamo, nello specifico il trattamento riabilitativo cosa va a prevedere? Naturalmente in una fase iniziale si va al rinforzo muscolare, quindi di tutti gli stabilizzatori dell'anca, quelli che mantengono l'anca in sede e ci permettono poi di stare in stazione eretta. Educazione, come dicevo prima, alle manovre senza rischio, quindi tutte le manovre preventive, una rieducazione al carico graduale, quindi sia con bastoni che anche inizialmente con deambulatori, si permette al paziente di recuperare il carico, e in una fase finale rieducare all'autonomia il paziente nelle attività di vita quotidiana. Questo, diciamo, generalmente come si interviene dopo una sostituzione di anca. In totalità dei casi, dopo intervento di sostituzione all'anca, la vita del paziente migliora, quindi la situazione dopo l'intervento, quindi dopo sostituzione, sicuramente sarà migliore rispetto alla situazione precedente, perché si andrà a migliorare quella che è proprio tutte le problematiche che abbiamo detto, quindi il dolore, la contrattura muscolare, e quindi il paziente avrà più facilità alla deambulazione, potrà riprendere anche lo sport che prima non faceva più, quindi sarà sicuramente un miglioramento di tutta la sua vita e nelle attività di vita quotidiana. Un altro argomento affrontato con molto, molto semplicità, ma allo stesso tempo andati anche nel dettaglio. Abbiamo affrontato la fase pre, la fase e la fase post, magari pure quel che è un intervento. L'importante, abbiamo detto, è specificato, quindi che il paziente potrà effettivamente fare di nuovo una vita anormale, ed è questo, diciamo, l'aspetto che magari preoccupa tutti i pazienti per quanto riguarda tutti gli interventi prima che vengono fatti. Ringraziamo ancora una volta per questo approfondimento il dottor Vittorio Mennella È sempre un piacere. e diamo appuntamento a tutti voi alla prossima settimana. Arrivederci alla prossima settimana.